Quinta e ultima prova del campionato italiano di velocità in salita, a Bazzano, con la Castione Bazzano in provincia di Parma, domenica 22 agosto 2010. Organizzata dal Motoclub Bazzano, alla gara hanno preso il via oltre 140 piloti, per le categorie moderne ed epoca. Numerosissimo il pubblico, che ha approfittato di una giornata di sole per godersi lo spettacolo offerto dai piloti della salita. Vittoria assoluta per Stefano Bonetti, con il tempo di un minuto 37 secondi e 67 centesimi. Le vittorie di classe sono andate a Marco Formenti la 125, a Cristian Olcesi la 250, Paolo Rossini per la 600 stock, Stefano Manici la classe Naked, Stefano Bonetti la 600 open, Giuliano Covezzi nella Super Motard, e infine la coppia Ozimo-Zanarini vincono nei sidecar. Assegnati anche i restanti titoli 2010. A Marco Queirolo quello della 125, a Cristian Olcese quello della 250, a Stefano Bonetti il titolo della 600 Open, a Giuliano Covezzi quello della Super Motard e all'equipaggio Ozimo-Zanarini il titolo sidecar. Presente alla manifestazione come spettatore anche Giancarlo Falappa, che è rimasto molto entusiasta della formula di queste gare, un'ottima opportunità per poter correre in moto in maniera sicura e stare in compagnia di veri appassionati. Nella categoria 125 con 13 partenti ritorna alla vittoria Marco Formenti, con due splendidi primi posti in entrambe le manche. In seconda posizione termina la gara Marco Queirolo, che nonostante la grippatura durante le prove del sabato e altri problemi della domenica mattina, con i 36 punti conquistati riesce ad aggiudicarsi il titolo 2010. In terza posizione poi troviamo Andrea Neri, che precede uno sfortunato Simone Bertoncini, che in gara 2 fa una falsa partenza e si vede sfumare il titolo. Quinto, Carmine Sullo. In campionato Marco Queirolo è il nuovo campione della classe 125 con 188 punti. Simone Bertoncini va in seconda posizione distaccato di soli 3 punti e a seguire troviamo Marco Formenti terzo a 168, Andrea Neri quarto a 147 e Carmine Sullo a 108 punti. Ma ho avuto un weekend difficile qua, sono arrivato qui a venerdì, a sabato nelle prove libere, ho rotto il motore che usavo nelle gare, quelle ufficiali. Poi alla fine siamo andati fino a Brescia a prendere un altro cilindro grazie a un amico che me l'ha imprestato, siamo venuti qua, abbiamo provato al mattino delle prove cronometrate la domenica e ho rischiato di ingrippare di nuovo un'altra volta, avevamo trovato un problema al carburatore. Poi al pomeriggio ho fatto la prima manche della gara, gara 1 e... è andata abbastanza bene, ho fatto il terzo tempo, però la moto non andava, non sapevo cosa fare. Poi nella seconda manche, un po' di fortuna ogni tanto, Bertoncini ha fatto una partenza anticipata, penalizzato 10 secondi e via. Sono arrivato secondo io, ho vinto il titolo, me lo sono meritato dai quest'anno. Alla fine con una manche in meno a Badalucco è stata dura, è stata combattuta fino all'ultimo, ringrazio a tutti, complimenti a Bertoncini. Nella classe 250 con 19 partenti al via, Cristian Olcese, autore di due primi posti in entrambe le manche, vince e conquista il titolo 2010. In seconda posizione troviamo Roberto Erba, che precede Frediano Pieroni, che in gara 1 tenta il tutto per tutto, ma arriva lungo su una curva toccando le protezioni, e così si vede svanire la possibilità di vincere un titolo fino all'ultimo sperato. Infine Guido Testoni termina quarto, davanti ad Antonio D'Andrea. In campionato Olcese è il nuovo campione 2010 con 200 punti, Frediano Pieroni si piazza secondo con 167 punti, in terza posizione termina Roberto Erba con 152 punti, precedendo Antonio D'Andrea a 127 e Guido Testoni a 107. Beh, la gara è andata molto bene, direi.
ho avuto anche la fortuna nella gara 1 che il mio avversario ha rotto una parte della moto e mi ha reso più facile il tutto. Nella seconda manche sono venuto su senza nessun pensiero, ho provato ad abbassare e è andato tutto bene così. È stato molto bello tornare a fare queste gare dopo 8 anni e vincere subito il campionato, che non avevo vinto ai tempi in 125. 15 partenti nella categoria 600 stock e la vittoria è andata a Paolo Rossini, che dopo il secondo tempo registrato in prova è riuscito a migliorarsi e a vincere entrambe le manche. In seconda posizione poi termina la gara Stefano Nari, che precede Andrea Bolella in terza posizione, Daniele Stolli in quarta e Giovanni Riu in quinta. Assente giustificato Francesco Curinga, che con il titolo già conquistato a Sillano, la vita gli ha dato una nuova gioia, Vincenzo, nato proprio venerdì scorso. In campionato Curinga campione 2010 con 200 punti, seguito in seconda posizione da Paolo Rossini a 168, in terza da Andrea Bolella a 140, in quarta da Daniele Stolli a 120 e in quinta da Igor a 111. Sì, è andata bene, soddisfatto della vittoria, nelle prove ero secondo, poi in gara sono riuscito a migliorarmi e a vincere tutte e due le manche, anche è stata una bella lotta perché eravamo tutti vicino come tempo, i primi tre, e niente, sono contento. Nella categoria Naked con 11 partenti al via, il pilota di casa Stefano Manici vince e conclude una stagione nella maniera migliore, dopo il campionato conquistato a Sillano a Bazzano fa filotto, riuscendo così a vincere tutte le manche nelle 5 prove di campionato. In seconda posizione poi troviamo un altro pilota di casa, Andrea Panciroli, che precede nell'ordine Marco Tronconi terzo, Franco Federici quarto e Stefano Roascio quinto. In campionato Stefano Manici è il campione 2010 con 250 punti, Federici Franco va in seconda posizione con 162 punti, Marco Tronconi è terzo con 120 punti, Riccardo Marchelli quarto con 113 e Stefano Roascio quinto con 88 punti. È andata molto bene, ho cercato di onorare al meglio la gara di casa spingendo più che potevo la mia moto e come sempre sono stato molto soddisfatto del tempo raggiunto, a parte aver vinto la categoria, ma ho sempre fatto un bel tempo, sono sceso sotto i 40 con Naked e sono molto contento, dai. Combattutissima la 600 Open con 19 piloti al via e sfida tra due piloti agguerriti, Stefano Bonetti e il pilota di casa Alessio Corradi. A vincere il solito Bonetti con due primi posti in entrambe le manche e seconda posizione per Alessio Corradi, che in gara 2 fa registrare un tempo fotocopia a quello di Bonetti. In terza posizione poi troviamo Giuseppe Tarquini, che precede nell'ordine Tommaso Niccoli Vallesi e Ior Fontaresi. In campionato Stefano Bonetti è il nuovo campione 2010 con 195 punti. Tommaso Niccoli Vallesi va in seconda posizione con 164 punti, Tarquini Giuseppe termina in terza posizione con 148 punti e a seguire troviamo Davide Lignite a 128 e Alfredo Dini e Nicola Vincenzini a pari merito con 87 punti. Gara è andata bene. È stata più dura del solito perché c'era Alessio come rivale e sapevo che qua era fortissimo, sarebbe andato forte. Ce l'ho fatta di pochissimo, sono contento soprattutto per quello, che ci tenevo a fare l'assoluto anche qua. Come ultima gara al campionato è andato tutto bene, sono stato fortunato tra parentesi perché all'inizio ha saltato una gara, però nell'insieme tutto bene, non mi lamento di niente, è stato tutto perfetto. 22 supermotard al via e vittoria in entrambe le manche per Giuliano Covezzi, che si laurea campione 2010.
seconda posizione per Andrea Verame, che in gara 2 riesce a migliorarsi, ma si deve accontentare della piazza d'onore per soli 6 centesimi di secondo. Terzo termina Loris Pedriali, che precede nell'ordine Luca Vignola e Luca Trivella. In campionato Giuliano Covezzi con 198 punti è il nuovo campione 2010. Loris Pedriali termina in seconda posizione a 176 punti, seguito da Andrea Verame a 174, Luca Trivella a 121 e Marco Lippi a 103. Infine per la categoria Sidecar, con 9 equipaggi al via, il più veloce è stato quello condotto dalla coppia Ozzimo-Zanarini, che hanno preceduto il Sidecar di Broggio Armanino Secondi, terzo la coppia Barbi-Doradori, quarto l'equipaggio Padoan-Padoan e quinto il Sidecar condotto da Puca Bonelli. Nella classifica del trofeo della montagna, categoria Sidecar, Ozzimo Zanarini sono i nuovi campioni con 250 punti, seguiti da Broggio Armanino a 196, Barbi Doradori a 122, Bottino Scozzafava a 100 e Padoan Padoan a 92 punti. La gara è andata abbastanza bene, a parte il caldo che abbiamo sofferto un attimino, il nostro passeggero ha avuto qualche calo di pressione, però alla fine sempre come al solito ce la siamo cavata, via. Siamo contenti di aver vinto il trofeo della montagna, speriamo che il prossimo anno torni campionato italiano visto che c'è un sacco di equipaggi. Ultima prova del campionato italiano per velocità in salita 2010, Castione Bazzano. Siamo qua con un ospite speciale, dire speciale poco, Giancarlo Falappa. Giancarlo Falappa che è per la prima volta qui su un tracciato di gara in salita. Che cosa ne pensa di queste gare in salita? Grazie per due giorni bellissimi, una manifestazione, due giornate di bel sole hanno portato una bella manifestazione, tanti partecipanti, il motoclub è molto soddisfatto, il campionato italiano penso che stia crescendo, la federazione sta facendo un grande lavoro, vediamo che si stanno impegnando e speriamo che la salita abbia un bel futuro. Abbiamo visto che sta aumentando negli ultimi anni anche gli iscritti, siamo molto soddisfatti e ringrazio tutti e anche Viviani che fa sempre un grande lavoro. Grazie a tutti.